altro che mercatino dell'usato. Se voi veniste a Via Tramontana, davanti al pozzo dell'acqua, acqua che noi beviamo, voi potreste trovare di tutto. Un televisore fuori uso? Eccolo qua, ve lo do subito. Un cuscino? Eccolo là. Un po' di materiale di riempimento? Quante ne volete? Qui ce n'è in abbondanza. Ma dato che ormai è diventata parte storica di questa città, questa, chiamiamola discarica, su, che è sottoposta anche a videosorveglianza, sia chiaro, ci siamo stancati. Cari cittadini di questa città alfonziana, vogliamo risvegliarci? Vogliamo chiamare quando vediamo qualcuno che viene a sversare qua sopra, davanti al pozzo che eroga acqua per le nostre case? È uno dei pozzi, chiaramente. Vogliamo denunciare chi viene a sversare qua sopra? E all'amministrazione, ma il cartello c'è, area sottoposta a videosorveglianza. E le telecamere? Quando le mettiamo? E facciamola finita una volta per sempre, per piacere. Cerchiamo di pescare chi viene a sversare. Denunciamoli, facciamogli pagare delle multe salate. Ma non se ne può più. E poi in questa zona si sta tentando anche il recupero dei sentieri. Si vuole fare il percorso della salute, ma come lo facciamo il percorso della salute? Con questa immondizia? È importante anche curare molto La l'ambiente, la strada. strada, quindi le condizioni socio-sanitarie. A questo punto mi riferisco alla discarica che sta giù, la E discarica a cielo lo aperto, diciamo al sindaco. e curare un pochino la strada perché le sterpaglie crescono sempre più, quindi il passaggio viene ostruito. Quindi si Va bene, potrebbe allora. fare tanto e fare, a questo punto si potrebbe creare anche dei parcheggi per far sì che la gente che viene a Posso lasciare fare l'auto e possa passare. lasciare l'auto lì e proseguire a piedi.